Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, nel mio laboratorio, ma soprattutto buon 2019 a tutti. Allora, oggi vi riproporrò il burattatore fai da te o burato. Beh, per chi non lo sapesse, è uno strumento che serve per lucidare i pezzi attraverso la vibrazione e questa è la mia versione. Lo so, l'avete già visto, l'ho già proposto, però questa volta ho voluto dare retta ai vostri commenti, e cioè realizzarlo con la voce fuori campo, cioè con un commento che vi accompagnerà passo passo fino alla costruzione finale. Quindi buona visione, ma soprattutto buon ascolto. Procuratevi 4 molle a pressione e della gomma morbida in fogli, dello spessore di 2-3 mm. Attraverso un taglierino andiamo a ricavare delle striscette più o meno da un centimetro di altezza. Adesso dobbiamo realizzare dei pezzettini di ugual misura, perché bisognerà introdurli dentro a queste semplici molle. L'obiettivo è quello di realizzare dei cilindrotti che si incastrano bene, che formino un cilindro con foro che abbia un diametro inferiore a 5 mm. Fate la stessa cosa anche dal lato opposto, ma mi raccomando, fate in modo che una parte della molla, quella centrale, resti libera dalla gomma. Bene, replicate il lavoro per un totale di 4 pezzi. In pratica questi cilindri di gomma serviranno come base di fissaggio e come antivibranti per smorzare le vibrazioni generate dal buratto fai da te. Se sentirete un forte attrito durante la fase di avvitamento, significa che il lavoro è stato fatto bene. Procuriamoci adesso una ventola aventi le seguenti misure e caratteristiche: 100x100, 12 o 24 volt, 4000 giri al minuto. Insomma, che giri veramente veloce. Adesso dobbiamo inserire un bullone dentro ad una pala qualsiasi. Prendiamo una punta a gradini e realizziamo il foro. Per ottenere un risultato migliore usate un dado autobloccante, visto l'alto numero di vibrazioni sarebbe consigliato per via che non si sviti durante la burattatura. Con questo bullone su una pala ho semplicemente sbilanciato la ventola, ma proviamo ad alimentarla per vedere la reale vibrazione. Ottimo, mi sembra che il risultato sia riuscito bene. Prendiamo il binario fai da te fatto da me, perché dobbiamo realizzare la base di appoggio. Il quadrato è stato ricavato semplicemente usando la ventola come dima, compreso l'interasse dei quattro fori. Adesso facciamoli questi quattro fori, meglio se realizzati con il trapano a colonna, perché dovranno essere il più perpendicolari possibile. Come vedete ho effettuato una modifica, ho avvicinato il perno per una questione di frequenza. Più vicino al centro significa frequenza più alta, ma minore ampiezza di oscillazione. Per restare in sicurezza procuriamoci una griglia a metallo per evitare spiacevoli imprevisti e cominciamo subito ad assemblare la base. Io ho utilizzato dei perni a testa svasata passo M5 che ricoprono tutta la lunghezza dello spessore della ventola e multistrato da 15 mm. Ho messo un dado in modo da fissare subito il multistrato alla ventola e fate in modo che il perno fuoriesca almeno un centimetro dalla parte sottostante della ventola. Una volta finito, ricordatevi che bisognerà stringere bene il tutto con chiave e controchiave. Adesso è il momento di introdurre la griglia di protezione anche come nota estetica e fissiamola con i 4 dadini e relative rondelle. È il momento di infilare le 4 molle speciali in precedenza realizzate nella parte terminale del perno. Completata anche questa parte. Procuriamoci adesso un qualcosa che raffiguri un cerchio. Io ho usato un cuscinetto di un fidget spinner perché dobbiamo ricavare 4 cerchietti di gomma, la stessa usata per realizzare i soppressori nelle molle. Attraverso una forbice andiamo a ritagliarli per ottenere 4 cerchietti, per poi passare a realizzare il foro centrale per ognuno di essi. Il foro naturalmente deve essere molto piccolo. Procuratevi una vaschetta di plastica dal costo più o meno di un euro e andiamo a realizzare nella parte posteriore una croce, perché il prossimo passo sarà quello di fissare la vaschetta al corpo vibrante del buratto. Per fare questo abbiamo bisogno di 4 piccole viti filettanti per legno e 4 rondelle maggiorate. Facciamo un sandwich con vite, rondella e gomma e blocchiamo la vaschetta in questo modo, utilizzando la croce come riferimento. La gomma servirà per impedire che possa fuoriuscire polvere o acqua dalla vaschetta. È il momento di realizzare il basamento, possibilmente ricavato da legno, ma potete usare anche altro materiale. Io ho usato il legno perché è più facile da tagliare e anche per restare in tema con la base di appoggio della vaschetta. Di nuovo il binario fai da te e procediamo con il taglio.
Non so se l'avete ancora capito, ma i miei bordi spigolosi piacciono poco, quindi, trovato il componente del diametro giusto, mi accingo alla fase di stondatura. Si chiama così? Vabbè, dai, ci siamo capiti. Ecco dopo il taglio e levigatura, ma mancano i fori. Andiamo a realizzarli con una punta del 5, ma questa volta userò il trapano a colonna per una maggiore precisione. Realizzati i fori, dobbiamo realizzarne altri 4, ma questa volta non dovranno essere passanti e che abbiano una distanza di almeno un centimetro da quelli realizzati precedentemente. Tutto questo perché dobbiamo inserire dei piedini particolari. Ho fatto un tutorial su come si costruiscono, lo trovate in descrizione, ma vabbè, dai, vediamone una parte anche qua. Basta utilizzare dei perni a testa esagonale e della guaina termorestringente. Procuriamoci il famosissimo motor seal o pasta rossa e una siringa vuota. Riempiamo la siringa con una buona parte di prodotto perché sarà molto più facile la fase di riempimento. Coprite tutta la testa del bullone, il termorestringente impedirà la fuoriuscita ed attendete almeno 24 ore. Una volta che il prodotto è stato tirato, rimuovete il termorestringente ed ecco il risultato finale. Naturalmente dovete farne 4. Procediamo a fare i 4 fori, assolutamente non passanti, e dal diametro almeno 0,5 mm più piccolo del diametro del perno. In questo caso forate con punta da 4,5 mm. Io direi che possiamo già inserire i piedini, ma non sarà cosa facile a mano, quindi aiutatevi con un pappagallino o meglio ancora con una pinza a scatto. Decidete voi l'altezza, basta che venga introdotta buona parte di filetto. Mettete i restanti alla stessa altezza per evitare dislivelli. Bene, anche la base con piedini antivibrazione è completata. Fissatela alla base del burato perché adesso si passa ai collegamenti elettrici. Ecco un modello di spinotto perfetto per questa situazione. Un qualsiasi modello potrebbe disconnettersi con tutte quelle vibrazioni, mentre questo modello, dotato di ghiera, garantirà una perfetta connessione anche con vibrazioni molto intense. Bene, poi dobbiamo procurarci un interruttore a levetta che abbia almeno un contatto. Questo è un angolare di alluminio, dove inseriremo tutto sopra di esso. E andiamo a realizzare i fori per il fissaggio degli elementi principali. L'interruttore e il connettore di alimentazione a 2 pin, o anche a 3. Via gli spigoli, non solo sono antiestetici, ma anche perché pericolosi e tramite pinze e limetta da ferro affiniamo il lavoro. Ok, ci siamo quasi. Mancano ancora i fori di fissaggio che faremo alle estremità dei bordi stondati, ma per ottenere un lavoretto più certosino attraverso uno sbavatore andiamo a realizzare lo smusso, in modo che la vite di sostegno vada scomparsa. Iniziamo il collegamento elettrico, molto molto semplice. Prima di tutto stagniamo i pin del connettore e usiamo i primi 2 pin 1 e 2 e colleghiamo il positivo diretto della ventola al pin 1. Passiamo adesso al fissaggio dell'interruttore miniaturizzato da pannello perché attraverso quello interromperemo il negativo. Ci siamo quasi, adesso fisseremo il tutto al basamento in multistrato utilizzando semplicemente 2 piccole viti filettanti. Beh, direi che abbiamo finito, ma non ancora, io aggiungerei anche una bella maniglia in alluminio, non solo come abbellimento, ma anche come sistema di trasportabilità. Ricaviamo gli interassi e procediamo alla realizzazione dei fori per il fissaggio e attraverso dei perni appositamente lunghi e rondelle fissiamolo al coperchio. Eccolo qua, molto carino e originale. È finito, pochi elementi per un burato esteticamente simpatico e facile da ricreare. Per alimentarlo va benissimo un alimentatore variabile da 5 a 13 volt, ma ricordatevi di intestarlo con apposito spinotto, compatibile con quello usato a pannello. Se avete problemi che il burattatore si sposti per mezzo delle vibrazioni, potete fissare la struttura con morsetti, oppure fare un piano molto più pesante, magari in metallo. Sì, ma qua manca la materia prima, la graniglia di mais, l'elemento non proprio abrasivo che servirà per lucidare i vostri materiali. Riempite quasi appieno la vaschetta e vediamo l'effetto. Come vedete, gira nel senso di rotazione della ventola. Ma vediamolo in opera con diversi componenti, bronzo, acciaio e ferro. È sufficiente immergerli nella graniglia di mais, chiudere bene il coperchio e accendere. Guardate un po',
Malgrado il burattino stia lavorando, le vibrazioni sul piano sono assenti e tutto questo grazie agli speciali ammortizzatori fai da te. Per un risultato ottimale, lasciamolo lavorare per almeno 2 o 3 ore, tanto il consumo è bassissimo, e vediamo il risultato finale. Lucidati sia dentro che fuori, sembrano quasi ritornati nuovi e senza aver fatto niente. Visto che ci siamo, proviamo anche sulle monete e stessa tempistica, almeno 2 ore di lavoro. Veramente sorprendente. Fine ragazzi, spero vi sia piaciuta la mia versione del burattino fai da te, ma vi diamo di rispondere alle domande più rilevanti. Quanto dura la ventola con quello sbilanciamento, visto che non è fatta per lavorare in quel modo? Sì, purtroppo è così, le ventole non sono fatte per lavorare in questo modo. Ma ragazzi, questo è un oggetto fai da te, prendetelo così com'è, non è detto che non duri tanto, può durare anche dei mesi, dovete semplicemente provare. Io ne ho fatti di progetti con lo sbilanciamento della ventola e vi devo dire la verità, non mi si è mai rotta nessuna ventola, malgrado comunque alcuni progetti sono durati dei mesi e mesi. Ok, ma vediamo la prossima domanda. Davvero un bel progetto, ma non ti conviene spaccare le pale superflue così da evitare di sprecare energia muovendo aria contro il legno? Giusto, sì, in effetti avrei potuto tagliarle quasi tutte le alette e lasciarne una soltanto. Allora, non l'ho fatto per due motivi. Primo, perché la ventola in realtà mi serviva per fare un altro video. E quindi se tagliavo le pale poi rimanevo senza, naturalmente, quel tipo di ventola perché ha un alto numero di giri. E secondo, non avete visto il mio video, il video dove ho fatto il miscelatore liquidi con una ventola, però quella volta diciamo che è una funzione diversa, la ventola non deve vibrare, però la ventola deve ruotare un magnete. E in questo caso però, visto che il vento poteva dare fastidio, ho eliminato le pale, quindi siete stati bravi a fare attenzione a questa cosa, però vi ho spiegato le motivazioni del perché non sono state tagliate. Andiamo alla prossima domanda. Hai copiato il progetto da... Ah raga, allora non ci siamo capiti. Il fai da te è tutto un copiare. L'importante è che non clonate le cose degli altri, ok? Non l'ho inventato io il burattino, io ho inventato questa alternativa. Penso che sia la più silenziosa e quella che consuma meno. Attualmente costruite. Quindi copiare è un po' come i grandi artisti che fanno le cover di altri artisti. Cioè prendono una canzone più o meno bella e cercano di farla a loro modo. Questo è quello che facciamo noi youtubers, quindi non è un copiare, semmai è un riproporre un qualcosa che qualcuno ha già costruito, ma questo non vi entra ancora nella zucca, non l'avete ancora capito. Senza offesa assolutamente, è stato il 0,01% che mi ha fatto notare questa cosa, però è giusto che spiegare agli altri che cos'è il fai da te. Il fai da te non è necessariamente proporre o produrre qualcosa di nuovo, non esistono più Leonardo da Vinci, ormai è quasi tutto è stato già realizzato e costruito. Quindi noi come altri youtubers cercano di reinterpretare un oggetto riproposto da altri con degli ingredienti differenti, e questo deve essere il risultato da ottenere, cioè cercare di fare qualche cosa che faccia la stessa cosa però che la faccia in modo diverso, con componenti diversi, con idee diverse. Questo per me credo che sia un obiettivo raggiunto. Vabbè dai, ma passiamo all'ultima domanda che mi piace perché vabbè. Rulof ti ha copiato il progetto. Comunque, ottimo lavoro. Questa è bella perché è il contrario della domanda di prima. Cioè, che una persona questa volta ha copiato da me, in questo caso Rulof, qualcuno mi ha fatto notare il post. Stessa identica cosa, io rispondo per lui. Cioè, probabilmente avrà visto il mio video, avrà visto che ha avuto, diciamo, un potenziale sulle visualizzazioni, quindi anche lui ha deciso di riproporre una versione fatta a suo modo, come fanno del resto gli altri youtubers. È così che si tira avanti, no? Anche perché poi comunque una cosa, se si copia anche perché ci è piaciuta. Se io vedo un oggetto interessante, magari non è fatto bene, magari non conoscevo l'esistenza di questo oggetto, è chiaro che voglio anch'io fare la mia versione. Quindi Rulof non ha fatto niente di male, l'ha presentato nel suo modo, nella sua
maniera e versione, e lui ha avuto il suo video, ok? Quindi colgo l'occasione per salutarlo e niente. Ragazzi, io penso di essere arrivato alla fine del video. Ho deciso di fare questa serie, diciamo di riproporre i video che hanno avuto un po' più successo con la musica di sottofondo e riproporli commentati in italiano. Guardate che siete stati voi che mi avete detto di fare questa cosa, eh? Però per non sbagliare vi chiedo di scrivere nei commenti se vi interessa questa cosa. Ragazzi, io vi saluto, oramai penso che il tempo è stato impiegato anche troppo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, la campanellina, e noi ci rivedremo presto al prossimo video tutorial. Ok, quindi di nuovo auguri di buon anno e niente, buona continuazione.